Bentornati nel mio canale, oggi tutti i segreti per un pan di Spagna perfetto. Io uso uova nostrane, cioè uova delle mie galline, le ho ben lavate con acqua calda. La ricetta prevede su ogni uovo 30 g di farina e 25 g di zucchero e niente lievito, il segreto sta tutto nel montare le uova. Quindi su 5 uova vado a mettere 125 g di zucchero e lascio montare, anzi dimenticatevele proprio, devono triplicare e diventare bianche. Intanto vado a setacciare la farina, su 5 uova metto 5 per 30, sono 150 g di farina che potete sostituire come ho fatto io con 100 g di farina e 50 g di amido di mais o fecola di patate. Ora è arrivato il momento di aggiungere la farina setacciata, piano piano, a mano, dall'alto verso il basso, mi raccomando, non facciamo smontare. Ora mettiamo il composto in una teglia da 24-28 cm con carta forno. Andiamo ad infornare in forno già caldo, statico, a 170 gradi per 30-35 minuti. Mi raccomando, fate la prova a stecchino. Eccola qui pronta, facciamo raffreddare, togliamo subito la carta forno e copriamo con un canovaccio pulito. Lo taglieremo il giorno dopo. Il giorno dopo lo tagliamo ed è pronto per essere farcito a vostro piacimento. Ecco qui la base per la vostra torta. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao!